Due punti in tre partite, un avvio veramente disastroso, quello del Milan, dobbiamo dire la verità, che mette in dubbio anche buona parte di tutte le attese per una stagione che doveva essere entusiasmante e che invece già la terza di campionato, la terza partita ufficiale, assume dei contorni inquietanti, anche per l'atteggiamento di Theo Hernandez e di Leao, il giallo dei due giocatori che si sono rifiutati di andare vicino alla panchina a un quarto d'ora dalla fine per sentire le ultime disposizioni tattiche di Fonseca è veramente qualcosa che non si era mai visto prima, e ha un bel tentare di ridimensionare la cosa a Theo Hernandez dicendo che non avevano bisogno di rinfrescarsi perché erano appena entrati. Il problema non è rinfrescarsi perché sei entrato da poco, ma il problema è andare a sentire le raccomandazioni del tuo allenatore a 15 minuti dalla fine e sentire disposizioni tattiche. Rimanere ostentatamente dall'altra parte del terreno di gioco è stato un segnale molto evidente di una frattura che sembra insanabile tra i due giocatori e Fonseca, al di là delle parole di Theo Hernandez che sono sembrate decisamente di circostanza. In tanti anni non si era mai visto, durante un cooling break, i due giocatori probabilmente più importanti che si rifiutano di raggiungere i loro compagni e per sentire le parole dell'allenatore e rimangono ostentatamente dall'altra parte. C'è una situazione molto delicata all'interno del Milan ed è una situazione che non chiama in causa soltanto l'allenatore, ma chiama anche in causa il dirigente con più responsabilità operative del Milan, vale a dire Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic si è improvvisato dirigente del Milan a fine della scorsa stagione, rimanendo peraltro silente per mesi e mesi e cominciando a parlare soltanto quando ha ritenuto di dover rispondere delle proprie operazioni di mercato. Ebbene, Ibrahimovic, che era peraltro in vacanza, cosa che mi sembra piuttosto bizzarra, perché nel momento più delicato della stagione del Milan, dopo un avvio così disastroso e oltretutto con due settimane in cui poteva benissimo andare dove voleva perché c'è la pausa di campionato, e con Ibrahimovic che va in vacanza, dà una dimostrazione piuttosto evidente di un disinteresse, di una scarsa attenzione per una situazione che, attenzione, è estremamente delicata, al limite dell'esplosività. Quando un allenatore non particolarmente prestigioso come Fonseca, non me ne voglia, ha una discreta carriera ma nulla più, non stiamo parlando di Ancelotti o di Mourinho o di un allenatore che ha fatto la storia del calcio, Fonseca ha fatto così, diciamo, la cronaca del calcio, non la storia. Quando un allenatore prende una decisione così devastante come quella di far fuori i due giocatori di maggior valore della squadra, valore di mercato, quando si parlava di 80, 90, 100 milioni per Leao, 70, 80 milioni per Theo Hernandez, esagerando, poi queste offerte, diciamo la verità, non sono mai state concretizzate da nessuno, ma quando tu i tuoi due gioielli li sbatti in panchina perché ritieni che siano i responsabili della tua sconfitta di Parma e li esponi in qualche modo al pubblico ludibrio, tu sai benissimo che rischi di creare una frattura insanabile. Ecco, intanto bisogna dire che su una decisione di questo genere era indispensabile che ci fosse la dirigenza della società, cioè il dirigente deputato a questa funzione, Zlatan Ibrahimovic, che prendesse una decisione che la avallasse e che in qualche modo dicesse a tutti che era necessario fare così perché sarebbe stato meglio, per evitare la rottura, per evitare che la risposta fosse quella di una specie di piccolo ammutinamento. Ecco, Ibrahimovic non c'era, o se c'era avallato questa decisione, che cosa succede? Succede che il Milan, senza Theo Hernandez e senza Leao, gioca sostanzialmente al posto loro con Terracciano e Chukwueze, due giocatori sconfortanti per come hanno disputato la partita, senza voler tirare la croce addosso a Terracciano, poverino, che è anche giovane, ma Chukwueze è una delusione pazzesca. Questi due giocatori evidentemente sono peggiori anche del peggior Theo Hernandez e del peggior Leao. Succede che il Milan sta perdendo, succede che per salvarsi manda in campo Fonseca i due che aveva invece fatto fuori, in qualche modo indicandoli come responsabili dell'avvio pessimo del Milan, i due in un'azione, diciamo la verità, in un'azione, non di più, però in quell'azione ti salvano da una sconfitta che sarebbe stata devastante, e poi quando si tratta di avvicinarsi all'allenatore se ne vanno dall'altra parte del campo. Ecco, una situazione di questo genere si vede in una società, meglio se mai, ma capita un po' ogni tanto, raramente, a tutta la società di vivere situazioni di tensione di questo tipo verso la fine della stagione, non alla seconda, terza partita del campionato. Ecco perché
Mentre il Milan si interroga se sia il caso o meno di proseguire con Fonseca anche dopo questo atteggiamento da parte dei due giocatori più importanti, che hanno sbagliato, hanno strasbagliato, a un bel tentare di dire Teo Hernandez, ma no, noi eravamo dall'altra parte per caso, non si sono mai visti due giocatori al momento in cui l'allenatore richiama tutta la squadra che per caso stanno dall'altra parte del campo e si rifiutano di avvicinarsi. Era evidentemente un gesto polemico nei confronti dell'allenatore. Allora la domanda diventa: sbatti in tribuna questi due, giochi con Terracciano e Ciucuese? Non ci pensiamo nemmeno. Cacci l'allenatore Fonseca? È un'ipotesi. Chi prendi al suo posto? Non si sa bene. Ma in ogni caso ti devi domandare se il dirigente che doveva occuparsi di questo è un dirigente che sa fare il suo mestiere e che ti garantisce una stagione di alto livello. Perché quello che fanno i grandi dirigenti non è solo comprare calciatori o vendere calciatori, è quotidianamente stare vicino alla squadra e percepire, intercettare le tensioni e cercare di parlare con i protagonisti quando due giocatori litigano tra di loro, quando un allenatore si lamenta dell'atteggiamento di un calciatore. Arriva il grande dirigente e in qualche modo ricompone il mosaico. Ibra è un grande dirigente? Non lo sappiamo. La sensazione è che non lo sia, intanto perché ha un atteggiamento molto muscolare, molto aggressivo. Lui si ritiene con un ego ipertrofico, si richiede una specie di elemento dotato di qualità carismatiche, mentali e fisiche superiori a qualsiasi altro. Ora, se è stato un calciatore superiore a qualsiasi altro o simile a pochi altri, come uomo, Ibrahimovic è tutto da scoprire. Come dirigente, con le caratteristiche, noi non abbiamo mai visto tendenzialmente i grandi calciatori diventare grandissimi dirigenti. Grandissimi dirigenti, il più delle volte, non erano grandi giocatori, a volte non erano neanche calciatori. Allora, Ibra non si è accorto di una situazione esplosiva all'interno della squadra, è andato in vacanza, oppure se ne è accorto e ha avallato una decisione che poteva segnare il punto di non ritorno, sbattere in panchina i due giocatori che non si stavano impegnando abbastanza, e adesso il Milan si trova dopo la terza di campionato con 2 punti in 3 partite e soprattutto con una domanda: avranno voglia di impegnarsi e di ricostruire il rapporto Leao e Teo Hernandez con l'allenatore, o andremo avanti in questa situazione, diciamo, di guerra guerreggiata? Un po' stanno fuori, un po' entrano, però non gli parlano, però poi quando c'è il cooling break non si avvicinano. Non è pensabile che esista una situazione di questo genere, soprattutto non è pensabile che esista il giorno dopo la fine del mercato, perché una situazione di questo genere doveva essere allora affrontata per tempo. Avrebbe dovuto sapere Ibrahimovic per tempo che c'erano dei problemi, sentire le voci di tutti, chiamarli intorno a un tavolo, farli ragionare. Potrebbe farlo, dovrebbe farlo anche adesso, ma è in vacanza. Ecco, non penso che un club come il Milan possa permettersi di avere il suo dirigente apicale nella gestione dello spogliatoio, della squadra, della società, quindi non quella economica, ma quella sportiva, che è anche una gestione psicologica, che è una decisione che richiede una grande umiltà, e cioè sapersi mettere nei panni degli altri, dialogare con tutti, trovare dei punti di incontro, dimostrarsi disponibili. Ecco, non può pensare il Milan di avere invece un dirigente che non si accorge, non si interessa, o addirittura in qualche modo fa degenerare questa situazione perché ha un atteggiamento molto brutale, molto arrogante, dice sbattili in panchina e se ne va in vacanza. Questo non è accettabile, non è sostenibile. E questa è la vera grande domanda che deve porsi il Milan. Qualunque sia l'allenatore che arriverà, a meno che sia un allenatore dotato di un carisma enorme, cosa che il Milan non può o non vuole permettersi, quindi un allenatore da 10-12 milioni di euro, Klopp, ecco, qualunque sia l'allenatore che arriverà, sarà un allenatore di medio cabotaggio, ammesso che arrivi, o rimarrà Fonseca, ma proprio perché sono allenatori di medio cabotaggio hanno bisogno di un grandissimo dirigente che li tuteli, che li aiuti, che li eviti di sbagliare, e a maggior ragione la squadra ha bisogno di un grande dirigente con il quale confrontarsi. Quello che ha fatto Maldini, che avrà sbagliato qualcosa di mercato come hanno sbagliato in tanti, è stato mandato via, forse anche giustamente, non mi interessa, ma certamente era riuscito a creare una coesione interna anche per l'atteggiamento di prestigio ma di umiltà con cui si era rapportato a tutto l'ambiente. Questa è la vera domanda a cui deve rispondere Cardinale. E Zlatan Ibrahimovic, al di là dell'allenatore, gli allenatori passano uno dopo l'altro, a volte non durano neanche una stagione, ma è Zlatan Ibrahimovic il dirigente numero uno che fa grande il Milan, o è soltanto un ex calciatore molto presuntuoso di sé che rischia poi di disintegrare come un elefante nella cristalleria gli equilibri delicatissimi all'interno di una squadra e tra la squadra e l'allenatore?
La risposta in questo momento purtroppo è no. Vedremo se ne prenderà atto anche i cardinali. Grazie.